benvenuti al Music Loft. Questa sera abbiamo un grande artista, anzi un trio di grandi artisti, Camer Music, con il progetto Camer Music. Sentiremo musica creativa, musica improvvisata, parzialmente scritta, molto o parzialmente scritta, quindi sarà una serata molto stimolante, per cui anche nell'improvvisazione anche la vostra reazione, il vostro mood concorrerà al buon esito della serata. Prima di lasciare la parola agli strumenti, vorrei chiamare qui sul palco Giancarlo Schiaffini per parlare dei suoi scritti, di alcuni dei suoi scritti. Giancarlo Schiaffini. Parliamo, Giancarlo, di Una generazione fortunata, un libro molto interessante che io ho letto, una miniera di informazioni sulla musica, sull'avanguardia, sull'improvvisazione, anche sul costume, perché ci sono delle riflessioni sul costume che cambia, molto interessante. Devo dire che leggendo, partiamo con una nota un po' allegra, mi è venuto subito in mente il film di Checco Zalone, nel senso che Checco Zalone faceva di tutto per mantenere il posto fisso. Sì. Tu dall'alto della tua laurea in fisica c'avevi anche un lavoro prestigioso per queste istituzioni prestigiose, hai lasciato tutto per dire te, per soffiare, per tirar fuori dei suoni da un tubo. Certo. Ci racconti com'è andato? Un tubo vuoto. Un tubo vuoto. Così è capitato, cioè io lo facevo, si sente se non ho una gran voce, insomma, semmai tiratemi qualcosa. No, io lo facevo sempre da finché avevo 15 anni, mi piaceva suonare, allora era prima del liceo, cominciavo a fare il liceo. E a quell'epoca, parliamo della fine degli anni 50, e c'erano molte possibilità di suonare senza particolare impegno, senza particolari contratti, eccetera, perché era il periodo della dolce vita. Adesso questo non l'ho detto, però io non l'ho fatta, quindi non c'è. Però il periodo della dolce vita, quindi c'erano molti nightclub, club in cui si andava magari a suonare anche così gratis per un certo periodo facevo che la mattina facevo le lezioni di elettromagnetismo, il pomeriggio il laboratorio di fisichetta, come si chiamava, il laboratorio di fisica, la sera andavo a suonare e si dormiva molto poco, perché poi lì gli orari che si fanno erano 2-3 eccetera, però c'era sempre la possibilità di scambiare e era un periodo, appunto, questa è una delle parti della fortuna della mia generazione, anche se non erano di livelli pazzeschi, però c'era un periodo in cui si comunicava moltissimo, succedevano molte cose, a Roma si riusciva a trovare un modo comunque di suonare qualcosa, in genere con amici, con nemici e tutto, e soprattutto la gente era molto più curiosa di oggi. C'era la solita cosa che cito sempre, che succedeva allora, dice, guarda, se uno dice a un altro, guarda, qui c'è un concerto, c'è un gruppo nuovo, una cosa nuova, cioè erano i periodi in cui cominciava Carmelo Bene e tutto il teatro di sotterraneo, diciamo, perché era tutto sottoterra comunque, e allora se si chiedeva qualcosa, c'era una cosa nuova, andiamo a vedere. Adesso se si chiede uno, senti, c'è un progetto nuovo, ma che cosa fanno? Mi potrei far male. Adesso abbiamo dei punti di riferimento molto bassi, posso dire, per cui se non siamo legati a quei punti di riferimento c'è la paura di vedere qualcosa che magari non si capisce o che fa male. Senti, la tua prima, diciamo, esperienza discografica, se non sbaglio, è stato con un musical, con una rivista musicale, come si diceva allora, con Ciao Rudy. Con Ciao Rudy, sì. Con, e facevi jazz, chiaramente, quel periodo. Facevo jazz tradizionale, perché era un gruppo che era messo in piedi da Carlo Loffredo, c'era Cicci Santucci alla tromba, Marcello Rosso al trombone, Marcello Riccio al clarinetto, io suonavo tuba, poi c'era Massimo Rocci alla batteria, e questa era
gruppo che suonavamo su una macchina con le pagliette, con le giacche a righe, cioè tutta la cosa, tutta la, in effetti era una produzione notevole, perché c'era il protagonista era Mastroianni, poi c'erano tutte le sue donne che erano Olga Villi, Paola Pitagora, Paola Borboni, Giuse Raspani d'Angolo, cioè c'era veramente, c'era di tutto, i giovani, la Carrà pure, ancora Bruna allora, che si chiamava Raffa, non Lella, e quindi era un momento, cioè molto, molto movimentato, e quindi diciamo che quello che succedeva era un po' il coronamento, ma è riferito veramente a tutto quello che stava succedendo intorno. Infatti poi tutte le signore che lavoravano con Mastroianni sono diventate tutte piuttosto famose, c'era quindi Minoprio, le prime cose che faceva in Italia, eccetera. Quindi c'era tutta questa gente, diciamo sui 22, 23, 24 anni, che era l'età che avevamo tutti noi, che poi sono diventate abbastanza famose. Loro. Senti, partendo dall'improvvisazione nel jazz, sei poi arrivato alla cosiddetta musica colta contemporanea, lavorando con Giacinto Sceglie, con Berio, con Nono, con Angelisti, con Alvin Carra, Cage anche, col gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, a cui c'era anche Ennio Morricone che suonava la tromba. Ci racconti questo passaggio dal jazz? Forse l'improvvisazione del jazz era diventata un po' troppo stereotipata, volevi andare oltre? Per conto mio, il jazz come, diciamo, come esempio, come musica trainante, in qualche modo come esempio trainante, è finito negli anni 70, quindi eravamo in mezzo ai 60, io ho cominciato alla fine, però eravamo negli anni 60 e il jazz era ancora vitale. E poi, diciamo, dalla fine degli anni 60, in cui sono incominciati a uscire i metodi per improvvisare, allora se tu devi improvvisare su questo pezzo avrai queste scale di riferimento, che bello, funziona, che bello, e tutti facevano così. A quel punto è diventata l'improvvisazione, non è più neanche un'improvvisazione, è una specie di esercizio con degli schemi, delle soluzioni preordinate praticamente. Infatti si sente che da quel punto in poi la gente suona tutti un po' allo stesso modo, e quindi c'è, cioè, l'improvvisazione che era una delle caratteristiche del jazz, non era la caratteristica principale del jazz, era una delle caratteristiche che il jazz ha riportato nella musica occidentale, cioè musica europea eccetera, che oggi è al centro dell'Occidente, perché poi il modo di fare dell'Europa è diventato lo stesso in tutto il mondo per ragioni imperialistiche, colonialistiche, eccetera, perché i gauchos della Pampa non facevano questa musica, i Pelle Rosse non facevano questa musica, nessuno faceva, però adesso tutti fanno questa musica in questo modo. E quindi il problema era che in quel periodo, cioè gli anni 60, c'è stato un momento in cui il jazz è arrivato, prima era arrivato con, diciamo, orecchiato da alcuni grandi compositori, cioè Stravinsky, Debussy, Ravel, però lo prendevano un po' come modo di fare un'imitazione, certo niente di radicale. Il jazz in realtà non tanto all'inizio, ma ha avuto la caratteristica principale che, oltre a quella dell'improvvisazione di cui si è stradetto anche troppo, che all'inizio non improvvisavano, è quella del suono, cioè di avere un cosiddetto suono significante, cioè il suono che già da solo può voler dire qualcosa. Due strumentisti che suonavano lo stesso strumento non avevano lo stesso suono. Quindi dopo tre note riusciva a riconoscere, quello è Armstrong, quello è King Oliver, quell'altro è Bobby Hackett, quell'altro eccetera eccetera. Quindi il fatto importante, che poi è stato appunto recepito a metà degli anni,
del secolo, dalla musica europea, chiamava eurocentrica se vogliamo fare i dotti, è stato ricevuto questo il fatto del timbro che di fatto in effetti non aveva nessuna simbologia musicale. Siccome la musica europea si studiava dai metodi, si suonava con l'orchestra, c'era il fattore di scrittura che era predominante, la scrittura non prevedeva né improvvisazione né suono, né timbro, né suono. Quindi quello come diceva Leroy Jones, cioè Bill Barak, nel suo Blues People, cioè che il suono, il jazz è il suono significante, cioè quello che ha già di per sé una possibilità di mandare, cioè di esprimersi. Senti, parlando sempre dell'improvvisazione, improvvisando diciamo senza rete, senza sì. È facile incorrere in errori o di quelli che molti possono chiamare errori o in vicoli ciechi. Però qual è l'importanza dell'errore nell'improvvisazione in generale nella musica per... Ma dunque mi ricordo, adesso mi cito, tanto sto qua, sono il mio argomento preferito, quindi mi cito. Allora dice, nel 2000 ero stato chiamato per fare una residenza a Monaco di Baviera con un gruppo che faceva un'orchestra sull'improvvisazione, sulla musica improvvisata. Allora è venuta una giornalista a intervistarmi e io gli ho detto, guardi, in realtà il primo che sbaglia ha sempre ragione. Allora questa brava tedesca è rimasta sconcertata. Che dici, no, la regola. E no, il fatto che lo sbaglio è quello, cioè lo sbaglio, no, non lo sbaglio, l'errore, adesso c'è da fare tutto una... disquisizione su sbaglio e errore, che sono due cose diverse. Anche in inglese esiste la differenza. Noi non pensiamo sempre che sia la stessa cosa. In realtà lo sbaglio è quando vuoi fare una cosa e non ti viene e la fai errando, detto fra parentesi, beh, sbagli perché non fai la cosa giusta e allora quello è una cosa negativa. L'errore invece che viene da errare, quindi sbaglio è da balium, baglio, eccetera, quindi c'è tutta una etimologia che ti dice appunto che è proprio una deviazione da quello che bisogna fare negativa. Invece l'errore viene da errare e quindi da girare, cioè da magari prendere una strada che non è proprio quella che ti eri prefissato, che però ti può dare magari degli stimoli diversi a te e a quelli che lavorano con te. E quindi errare è un po', c'è un gioco di parole che fa Calvino su questo, dunque, sull'errore, cioè errore, errando poi fa, aspetta, qui l'età fa questi scherzi, errare, sbagliare. Non c'è sbagliare con errare, perché ecco, dunque errore viene da errare, vagare, vagando, vaghezza, bellezza. No, questa è forse solo in italiano, cioè, perché non ho trovato dei giochi di parole così. Però quando si dice che errore, errare è vagare, e quindi già vagare è qualcosa di più, no? Qualcosa di più di, cioè cercare qualcos'altro. E vagando la vaghezza, poi la vaghezza diventa bellezza letterariamente, però è un buon gioco di parole. Come avete potuto sentire, tutte queste informazioni, tutta questa cultura la trovate nei libri che Giancarlo ha scritto e sono veramente delle letture molto interessanti per noi appassionati, ma anche per chi vuole capire e conoscere come si è sviluppato un certo tipo di musica in Italia nel corso degli anni, perché è calato purtroppo ormai un velo dell'oblio e bisogna squarciarlo. Adesso però questo ultimo progetto di stasera è il progetto Camer Music, con due grandi musicisti, certo. Enrico De Fabritis, che questa sera suonerà
sax soprano e sax contralto, se può venire Enrico. E Luca Tilli al violoncello, quello che ha messo la trappola, messo la trappola per sabotare la serata. E adesso l'organico è abbastanza strano, eh? L'organico appunto è abbastanza strano, però è cameristico del tutto, infatti si chiama camera music per questo, in maniera un po' così provocatoria. Adesso aspettiamo i musicisti e forse è il caso che presentiate direttamente voi il vostro trio. Sì, infatti. Oppure se vuoi presentarlo tu, visto la latitanza. No, possiamo. Se avete domande, poi potete farle, non credo che avrete risposte. Potete provarci, perché poi c'è tutto quanto. Un po' di gioco di parole, citare Frank Zappa, no? Quelle cose lì. Quindi, vediamo. Ah, ci hai già presentato Giancarlo? Non vi ho presentato, lui vi ha presentato. Lui ci ha presentato. Vi ha presentato nome e strumento. Nome e strumento. Volete dire qualcosa di più? Ma noi facciamo che qui. Perché siamo qui? Siamo qui soprattutto per suonare. Per suonare che cosa? Non lo sappiamo, meglio. Facciamo musica improvvisata, musica che viene da quello che è l'ispirazione del momento e quello che ci crea la sala dove stiamo suonando e quella vertigine che ci dà il non sapere quello che succede. E noi facciamo questa musica. Ci siamo trovati, ci chiamiamo Kammer Music perché le prime volte che abbiamo suonato quello che usciva fuori era musica da camera, nonostante fosse improvvisato. E allora abbiamo deciso che il nome era quello. Molti l'hanno un po' presa a male, Kammer Music con questa K, cioè questo tedesco che dice un po' così, ancora esiste, ancora si sente. E sono 6 anni che ci si incontra, si suona e soprattutto molte volte si mangia e si parla. C'è Giancarlo che è un ottimo cuoco. Ci si incontra e mentre si cucina, si parla, si discute, ci si chiede il perché. Mm-hmm.
Abbiamo appena iniziato. È vero. Fino a mezzanotte. Ok, facciamo l'ultimo pezzo. Colpo di grazia. Sì. Ma io ti dico, questo Antonio mi presenta un altro.
No, poi,